Buongiorno dall'Oceano Atlantico a nord delle isole Azzorre. 6 giorni di regata, 3 perturbazioni una dietro l'altra, tutte di bolina e tutte con onda formata contro e 30 nodi di vento. Una botta in testa con taglio sul sopracciglio guadagnata domenica. Molto bricolage a bordo nel fine settimana tra la seconda e la terza perturbazione. Se Alberto Bona voleva l'avventura per cuori forti, l'ha trovata tutta. Questa edizione della Rude Room fin qui è una delle più dure. Flotta decimata nei class 40. Con 39 barche ancora in classifica su 55 partite. Disalberamenti, scuffie, una barca affondata e tanti ritiri in tutte le categorie. Alberto Bona, lui, prosegue. E ormai stabilmente nel gruppo dei 10. Ora l'approccio alle isole Azzorre. Adesso le scelte si fanno più determinanti, più indipendenti e Alberto è risoluto, vuole far correre la sua IBSA e per farlo deve andare presto di poppa. Sorride Alberto nonostante il taglio e la stanchezza e ha ragione. Sta compiendo una regata da grande marinaio, la sua prima prova transoceanica in class 40. Sta facendo scelte mature e aggressive. Il perché lo lasciamo dire a lui. Forza ragazzi, qua non vogliamo niente. Tutto bene, forza, fate il tifo come al solito. Ciao.